Salve a tutti ragazzi, benvenuti nella casa di calcio. In questo video parleremo di come potranno affrontare invece il campionato di Serie A squadre come il Brescia e il Cagliari. Allora, il Brescia, che ritorna in Serie A dopo un bel po' di anni, grazie anche alla maestria del presidente Cellino, che è un presidente che se ne intende molto ma molto di calcio. È ritornato in Serie A, ha come allenatore Corini io lo reputo un buon allenatore, ricordo che fece molto bene al Chievo, subentrò ad esempio a Sannino e fece molto molto bene col Chievo e poi fece tipo una o due stagioni non buonissime, sempre in Serie B, a Novara mi sembra. Però si ritrova con una squadra in Serie A, il Brescia è un buon allenatore come Corini e ha acquistato, oltre a vari calciatori di mia non conoscenza, sconosciuti diciamo, ha acquistato Magnani che mi piace molto come difensore, l'anno scorso ha giocato molte volte nel Sassuolo, De Zerbi l'ha fatto giocare molte volte e poi ciliegina sulla torta, Balotelli. Balotelli, per una squadra come il Brescia è un giocatore fantastico, anche perché l'hai preso a 0 euro svincolato e hai in rosa un giocatore da 25 milioni di euro. Balotelli che per me sicuramente andrà in doppia cifra e nulla, quindi per me può fare un ottimo campionato che vuol dire comunque una salvezza tranquilla. Poi sicuramente Corini, come ha fatto Cellino, lo esonererà quasi sicuramente, però vedendo ad esempio un centrocampo, Bisoli, Tonali, De Sena e un attacco Donnarumma Balotelli, penso che se la possa cavare molto bene, possa fare una buonissima stagione, diciamo. Mentre invece parliamo ora del Cagliari. Allora, il Cagliari ha rivoltato la squadra, tra virgolette. Ovviamente ha fatto andare via Barella, e per 50 milioni ci credo, e ha comprato Nainggolan, Nandez, Rog, e ha fatto un centrocampo da paura, fortissimo. Ha ceduto Farias, Payac. Non l'avrei dato al Genoa perché comunque diciamo, Andrea Zoli l'ha voluto al Genoa, ha rivoluto dopo i 6 mesi all'Empoli, non so perché poi non possa giocare nel Cagliari, quindi questa è una decisione un po' così. Però si è ripreso in prestito Luca Pellegrini. Allora, l'allenatore è sempre lo stesso, Maran, però secondo la mia opinione, Maran dovrebbe dare una svolta al Cagliari, nel senso che l'anno scorso non si è visto per niente il gioco di Maran, il gioco di Maran del Catania, del Chievo, bel gioco di Maran, no. L'anno scorso si è solamente visto lancio lungo, cross, ovviamente a Balotelli, il Cagliari ci credo però. In attacco Joao Pedro che interessava l'Atalanta, però penso che si è vociferato di Simeone o quant'altro, però penso che Cagliari possa fare un buon campionato, però attenzione perché penso che secondo me Maran se non fa viaggiare bene il Cagliari lo possono anche esonerare, però tutto sommato penso che il Cagliari possa fare una buona stagione, comunque ha sostituito bene Barella, ovviamente con 50 milioni prendendo Nandez, Cigarini e Rog. Cigarini non già c'era Nainggolan e Rog e poi in difesa Matiello. Matiello è un giocatore in cui secondo me quasi sicuramente avrà voluto Maran, visto che l'aveva avuto 2 anni fa al Chievo. E niente ragazzi, questo è il secondo video e il prossimo video parleremo della Fiorentina e del Genoa. Ciao!